tutti ragazzi e benvenuti su Michele e i Rettili. Oggi voglio fare un video che è molto importante per me, perché ogni giorno ricevo qualcuno, soprattutto come mi dicevi adesso, stavamo parlando in primavera e in autunno, qualcuno che è stato l'eroe del suo paese perché ha salvato un geco, poverino, e c'era freddo e il geco l'ha salvato senza licenze veterinarie, senza poter fare una diagnosi, senza nessun modo di capire il comportamento del geco. Non vedo che soffre dall'alto delle sue licenze da veterinario, no? Non scappa, non si sotterra, il ramarro, il classico animale che si sotterra. Non si muove, bel segno, bellissimo segnale, perfetto. Perché i rettili non lo mostrano, bravo Frank, bravissimi, i rettili non mostrano i sintomi se stanno male. Oh, notate la mia community quanto è pacata, quanto sono tutti tranquilli. Magari il geco al freddo era in bruma, tu l'hai svegliato, l'hai portato su un tappetino riscaldante e l'hai fatto uscire forzatamente dalla bruma. Non va bene. Bene, vogliamo far capire in questo canale come si fanno a tenere i rettili. In questo video vorrei un attimino farvi vedere delle cose pazzesche che mi sono successe, di gente che non voleva proprio capire. Ho sbagliato, ora amici, come prima, se vuoi il nostro aiuto ci siamo. Basta essere sinceri, sì, il ramarro l'ho preso dalla natura e lo so che è legale grazie a voi ora, benissimo, perfetto. Bene, ora ti abbiamo detto anche cosa fare, quindi top, grazie. Ma se lo continuassi ad allevare, tanto lo libero, statene certi, come continuo? Di gente che mi dice: ma guarda, il geco sta bene, guarda, è qui e si muove, guarda. Caro Michele, a differenza tua, mi informo e chiedo. E al contrario di quello che tu hai detto, che il geco sarebbe morto di stress, guarda qua, è ancora bello vivo e vegeto qui sulla mia manina. Sono anche qua con Emanuele Scanarini di IGA, Italian Gecko Association, che ci spiegherà perché tutto questo è sbagliato, ma soprattutto è un reato. Quindi non possiamo legalmente farlo. Ricordo ancora una volta che tutti gli animali che vedete sul canale, che mi vedete in casa e cose del genere, non sono animali che ho raccolto dall'angolino del cancello di casa mia. Non sono andato in una foresta in Perù e ho detto: guarda questo bel serpente, e me lo sono portato a casa. Sono tutti animali nati e cresciuti in cattività e, se proprio proprio, magari importati rispettando le leggi vigenti sia in quel paese che nel nostro. Allora, da quant'è che distruggi il terrario? Scusate il disturbo, buonasera e benvenuti all'Agripete Garden. Stasera la casa consiglia il menù Pogona, che contiene 150 griglie a chetta domestica, una dose di tarme della farina, 200 larve di ermetti che sono ricche di calcio e vitamine, per contorno una bella dose di caimani e come dolce una dose di camole del miele. Oppure, se volete rimanere sul classico, abbiamo degli ottimi bacchi da seta, molto ricchi di proteine, di calcio, vitamine e alimentati al naturale con delle foglie di gelso. Oppure, se volete rimanere sul classico, due locuste saltellanti. Però, allora per me è un menù Pogona e per la signora delle locuste saltellanti. Grazie. Che Pet Garden! Bene, Emanuele, ci puoi spiegare un attimino tu perché è sbagliato, uno a livello veterinario e due anche a livello legale, perché non si può? Allora, io in realtà partirei ancora un pochino prima, nel senso che cosa vi spinge a portare a casa un animale di cui non sapete niente? Perché ora io capisco ancora un appassionato di rettili che dice: vabbè, poverino, lo salvo, e dovrebbe sapere però che i nostri animali hanno questo clima, vivono alle nostre temperature. Se lo trovi, è lì in natura, è perché comunque si è sviluppato per sopravvivere lì. Quindi se lo troviamo intorpidito dal freddo sarà in bruma, starà facendo un letargo, avrà beccato il momento in cui è andato via il sole, però insomma lì ci vive e lì deve rimanere e si è voluto perché vivere qua da noi, no? Siamo al 10 gennaio ed è anche molto freddo e oltretutto è anche un colore un po' scuro, e infatti una ragazza poi mi ha contattato su Instagram e mi ha detto di portarlo in casa, e così ho fatto, ho preso il gechino e me lo sono portato in casa. Forse la temperatura della casa potrà aiutarlo a svernare.
era talmente privo di forze che scappava a malapena e non riusciva nemmeno a reggersi sul muro. Infatti qui mi è dispiaciuto un sacco quando è caduto. Al che ho deciso di metterlo vicino a un davanzale e finalmente è riuscito ad aggrapparsi. Quindi adesso ho un nuovo animaletto in casa. Se avete consigli su come aiutare questo piccolo geco, ve ne sarei grata perché non sono molto esperta di rettili. Intanto però l'ho messo in un posto sicuro a casa, lontano da gatti e dal freddo. Bene, quindi tralasciando questa parte mi chiedo cosa spinga le persone che non sanno assolutamente niente di questi animali a decidere di volerli salvare da il niente. E se mi parli di un animale ferito, se mi parli di un animale che non so, è stato preso dalla bocca del gatto, posso anche capire che uno dica me lo porto a casa, lo porto dal veterinario, perché poi anche questo è un dettaglio da non trascurare, e lo cura, no? Però anche qua c'è da dire che senza nessuna licenza, senza nessuna conoscenza non possiamo fare cure casarecce, cioè deve essere un passaggio di testimone. Vedi il geco nella bocca del gatto, qua il comportamento corretto sarebbe prenderlo, portarlo in un luogo sicuro e detenerlo finché avete la possibilità di portarlo a un'associazione, un veterinario, un qualcosa che se ne prenda cura. Non lo curo, gli do la tachipirina, cosa fai? Cioè non, se non sai nulla di questo tipo di animali non puoi legalmente appunto agire sull'animale. Esatto, cioè per detenere fauna autoctona, quindi gli animali italiani, saranno dei permessi speciali che quasi sempre non vengono dati ai privati. Io lavoro all'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Quello che è successo col ragazzo del ramarro, cioè te, è punibile con più di 950 euro di multa, se non peggio. Se l'animale dovesse morire risulta multe dai 2000 euro in su e anche per denunce per traffico di animali protetti e selvatici. Quei pochi animali italiani, europei, che si possono allevare in Italia, li si compra all'estero perché ci sono permessi un po' diversi dei nostri, sono tutti nati in cattività e quelli si possono detenere, tutto il resto non è detenibile. Fatto il punto sulla questione legislativa, che appunto dice divieto di cattura e di detenzione, che è più chiaro di così, è scritto nero su bianco, sono due le leggi che impediscono la detenzione e cattura di fauna autoctona. Mi date l'articolo che lo dice? È convenzione di Berna. Mamma mia, sai quanta gente come me tiene animali? Centinaia. Cioè, italiano medio c'è, esattamente. E se no, mica la polizia va a casa per controllare la gente. Io ammazzo qualcuno. Io adesso, io lo denuncio alla forestale. Ha detto che ha 18 anni? Ha detto che ha 18 anni? Sta allevando ramarri in cattività per le malattie della natura. Cioè, non può essere così arrogante. Stiamo osservando un reato in live. Sì. Prova a salvare un animale, qualcuno che è competente, sa come fare, potrebbe anche sbagliando fare del bene all'animale. Al contrario, no, stai solo andando a peggiorare la situazione. Quindi se siete semplicemente dei semplici viewers del canale, appassionati di rettili, va benissimo tutto quanto, ma non agiamo sulla fauna locale perché potreste fare più male che bene. Vuoi salvare il geco perché lo vedi sulla strada? Lo prendi, lo sposti e lo metti in un giardino lontano dalla strada, va benissimo. Ma io ricevo, anche tu immagino, ricevi tantissimi commenti sul ho visto un geco in strada, me lo sono portato in casa perché così è al sicuro. E no, è una scusa. Esatto, anzi spesso e volentieri riceviamo direttamente la richiesta di sto facendo bene con situazioni che sono totalmente sbagliate. Caro Michele, io al contrario tuo mi informo e chiedo. C'è la cosa legittimata invece, che sono i CRASI, centri di recupero animali, che si occupano di queste cose e va benissimo, il corpo forestale, non so se certo. Sbaglio, però ci sono degli enti che agiscono apposta sulla fauna locale per preservarla, per mantenerla nel modo migliore, che a volte, se parlate con un cacciatore o cose così, risulta anche nel sfoltire un attimino una determinata specie, perché sta andando ad agire su un'altra specie che la sta gli sta rubando il cibo o cose del genere. Quindi dobbiamo veramente stare attenti anche solamente a cosa salviamo, perché se vediamo una tartarughina lì poverina in un laghetto e diciamo oh no, la salvo, cos'è? E magari quella era una specie invasiva che in Italia non ci dovrebbe essere, e che addirittura, pensate, in America ci sono delle leggi che ti dicono bisogna ammazzare questi animali quando li vedete in natura, perché sono una minaccia per l'ecosistema locale, sono una vera e propria minaccia che non dovrebbero esserci. Oltretutto in Italia, come saprai, ci sono 4 specie di gechi. Una è praticamente introvabile perché sono in alcune zone della Liguria e della Toscana.
un'altra c'è solo in Puglia, in una serra vicino al Bergamasco che è arrivata di importazione con gli ulivi, e le altre due sono quelle più comuni, che sono la Tarentola mauritanica e l'Hemidactylus turcicus, che sono quelli che troviamo sempre, cioè, esatto. Mandano la foto, sono sempre questi due. Quindi il comportamento è corretto se vedi un animale ferito lì in strada, l'ha colpito il gatto, cioè, era nella bocca del cane ma è ancora vivo, che cosa faccio? Beh, in quel caso ci sta volerlo salvare, perché il tuo cane è andato ad intaccare la fauna nostrana, ma ti rivolge un veterinario o a un CRAS, che poi a sua volta ha un veterinario competente che se ne occuperà. Bisogna vedere cosa c'è vicino da te. Se non trovi un veterinario esotico, si cerca un CRAS o, nel peggiore dei casi, nel peggiore dei casi si lascia lì. Purtroppo la natura è natura. Dobbiamo capire anche che non è che siamo, dobbiamo anche giocare a fare il dio e salvo tutto. Non va neanche bene. La natura è la natura. E tutti mi dicono: ma perché quello che è naturale è meglio? La morte è naturale, l'arsenico è naturale, cioè le malattie sono naturali. E per un animale selvatico è naturale a volte morire per una malattia, anzi forse curarlo indebolisce l'intero gruppo di quegli animali. È un'osservazione che spesso non ci si pensa, ma se quell'animale è debole ed era destinato a morire, salvarlo, rimetterlo in libertà e dargli modo di riprodursi potrebbe indebolire la zona, la popolazione di quella zona. Benissimo, quindi avete capito un pochino come funziona. Ringraziamo Emanuele Scanarini ancora, che ci ha dato un occhio un po' più professionale sulla questione, anche perché mi sono sentito dire spesso: ma me l'ha detto questa persona che ha tanti follower, ma me l'ha detto questa persona che alleva i rettili. Fidati di questo video, che è fatto a uno stampo abbastanza professionale e sappiamo quello di cui stiamo parlando, quindi non vi stiamo dicendo fandonie. Ciao a tutti ragazzi, informatevi, le opinioni non sono fatti, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Grazie di aver visto il video. Una cosa importante che vorrei dire in post produzione, sto editando il video, è che questo non è inteso come un attacco a nessuna delle persone mostrate nel video, quindi per favore non andate a commentare robe strane sui loro video. Per favore, servivano solo come esempi descrittivi. Detto questo, come avrete notato, ho un nuovo setup per le live, quindi se volete vederle il link è in descrizione. Solitamente sono in live lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 a mezzanotte, ma solitamente anche sabato pomeriggio. Ringrazio tutti i miei patrons che mi permettono di fare questi video, grazie mille ragazzi, grazie al vostro supporto. E niente, ti consiglio di vedere questo video dove ho intervistato gente per strada sui rettili e ne sono successe di tutti i colori. C'è stata anche la polizia con gli scudi. Ciao. C'è chi se avesse scritto sta roba in un gruppo tradizionale, figa, sarebbe passato alla storia.